capisci del vero posto, sì, sì, sono sorridente, così almeno continuiamo la polemica dell'altra sera. Davanti la continuità, lo scambio. Volevo andare per piacere, grazie. Bene, grazie. Una fotografia, no. No, perché non sarà così. Ecco, a posto. Per quello ho fatto la tua di questa. Bene, signori, grazie. Grazie a voi. Proprio voglio salutare tutti. Grazie. Grazie. Avremo bisogno della collaborazione vostra, perché, così ve lo dico a tutti insieme, io ho dedicato il lunedì e il martedì a fare interviste. Adesso io vorrei, con oggi, con il mio primo giorno di scuola, vorrei cominciare a lavorare e non vorrei fare per un po' di tempo interviste, perché ho bisogno di stare a lavorare, perché la gente mi ha eletto non per parlare ma per fare. E quindi non ve la prendete, visto che vi parlo tutti insieme, ho dato la mia disponibilità a ognuno di voi, quindi ognuno di voi ha potuto avere modo di ascoltarmi, di sentire cosa penso. Adesso preferirei dedicarmi a non fare la star di paese, a non fare l'uomo protagonista, ma a fare l'uomo lavoratore. Stamattina ho girato dalle 8 tutti gli uffici, ho salutato tutti quelli che sono nel palazzo, nei prossimi giorni saluterò quelli dipendenti comunali che sono fuori dal palazzo, a ognuno di loro nel augurare buon lavoro ho detto: avete un nuovo collega che è arrivato in questo palazzo per lavorare con voi. Cercherò di motivare ognuno affinché si possano sentire partecipi della Imperia che si rilancia. E questo è quello che faremo, dando compiti specifici a ciascuno e verificando il lavoro compiuto. Oggi lo dedicherò fino a tarda ora con tutti i dirigenti per fare il quadro uno a uno preciso della situazione attuale e per dare loro compiti e tempi nel quale risolvere i problemi che indicherò. Dopodiché, in questa settimana, alla fine di questa settimana, indicherò la data del Consiglio Comunale per procedere all'insediamento del Consiglio stesso e al mio giuramento nei confronti del Consiglio della città. Farò anche nei prossimi giorni un incontro con i candidati sindaci, tutti e sette oltre me, perché avendo avuto occasione loro in campagna elettorale di affrontare i problemi, ognuno col suo punto di vista, ognuno con le proprie valutazioni, però ho piacere di ascoltare anche loro prima di intraprendere la via operativa della giunta e dell'attività dell'amministrazione comunale attraverso il Consiglio Comunale, che vorrò fare molto sovente. Sicuramente una volta al mese ci sarà un consiglio comunale. Mi auguro che nella programmazione del lavoro si possa fare anche più spesso. Vi ringrazio. Per quanto riguarda i tempi di composizione della giunta? Le ho risposto che entro questo fine settimana stabilirò la data del consiglio comunale e per quella data comunicherò, credo, entro la metà del mese di luglio. Bene?